Dobbiamo aumentare la percentuale di spesa, dice la radio in questo momento. Scusa. Posto che senza offesa per nessuno, noi sappiamo che il servizio pubblico di cui disponiamo e che rispettiamo è comunque l'erede, il frutto, il figlio di una serie di stagioni di propaganda di sinistra ed europeista, quindi di propaganda dell'austerità. Non so se ci avete fatto caso, l'austerità che poi consiste sempre nel tagliare gli stipendi degli altri, ma i propri, perché dopo ci sarebbe anche da chiedersi quanto guadagnano questi signori lì, quanto guadagnano i loro amministratori delegati delle varie partecipate, messi da loro, messi da altri, cioè volendo grillineggiare, sarebbe abbastanza facile sterminare, questi propagandisti o tutta una serie di alti papaveri burocrati, anch'essi propagandisti con il veleno dell'antipolitica con cui loro hanno avvelenato i pozzi, perché con lo stipendio di uno di quelli ci fai lo stipendio di 20 parlamentari, quindi insomma vabbè, spesso per fare dei molti più disastri di quelli che un parlamentare con tutta la sua buona volontà riesce a fare e soprattutto per dire molte più menzogne di quello che un parlamentare abbia poi il tempo o la possibilità di dire, ma insomma lasciamo perdere questo, non voglio essere polemico, volevo chiedervi solo una verifica, ma sembra solo a me o sembra anche a voi, se ascoltate come ascolto io il servizio cosiddetto pubblico, che in realtà finora è stato il servizio, diciamo, privato di una parte politica, sembra solo a me o sembra anche a voi che improvvisamente la radio in particolare, ma anche la televisione, si accorgono improvvisamente, ora che il governo è cambiato, improvvisamente pare che in Italia ci sia un problema con la sanità, ci siano le liste di attesa, si siano fatti troppi tagli, ci sia un problema con gli ospedali, ci sono pochi ospedali, ci sia un problema, con la scuola, gli insegnanti improvvisamente sono pagati poco, ci sia un problema con la qualità dei posti di lavoro, improvvisamente il lavoro è precario, mentre quando c'era lui, caro lei, capito, i contratti erano tutti ricchissimi, tutti a tempo indeterminato, i posti letto abbondavano, le liste d'attesa non esistevano, eccetera, eccetera. Non esistevano perché questi qui non ne parlavano, perché il loro scopo era fare propaganda in un modo, adesso fanno propaganda in un altro. Ora, a me non dà fastidio che, diciamo, questi propagandisti finalmente dicano la verità sullo stato in cui i loro mandanti politici, cioè la sinistra, ha lasciato il paese. Mi dà fastidio eventualmente che non sottolineino che se esiste in Italia un problema di qualità dell'occupazione è per colpa del Jobs Act, cioè della sinistra, se esiste un problema di qualità della sanità è per colpa dei tagli fatti dalla sinistra. Questo è il pezzo di storia, è l'ultimo miglio che loro non possono dire, perché il loro pluralismo consiste sostanzialmente nell'attaccare il governo se il governo è di destra e nello stare zitti se il governo è di sinistra. Va bene così, ci vuole molta calma. Io, siccome sono prevenuto, vedete, per onestà intellettuale, vi chiedo una verifica, cioè lo vedo solo io che improvvisamente il racconto del paese fatto dai media è un racconto più problematizzato di quando c'era lui con la L maiuscola, con la L di Lizard. Lo vedo solo io o lo vedete anche voi? Perché se lo vedo solo io, allora sarà che io ho un pregiudizio nei riguardi ovviamente della sinistra, ma questo non è, questo è lecito, si chiama opinione politica.
e anche del sistema dei media, e anche questo comunque è lecito, si chiama diritto di critica. Ma se lo vedete anche voi, allora vi prego di notare una cosa, soprattutto prego di notarla a quelli che in buona o in cattiva fede fanno il piantarello: io non voto più, votare non serve a niente. Ora questi qui si stanno lamentando, dicono che improvvisamente è arrivato il fascismo perché, diciamo così, non possono più andare avanti, o possono ancora per poco andare avanti, perché chiaramente i nuovi vertici sono appena insediati, con i loro raccontini tendenziosi a senso unico. Bene, allora ricordatevelo, perché se ora loro si lamentano, voi dovete gioire, perché significa che qualcosa sta cambiando. Ecco. E se qualcosa sta cambiando, prendetevene il merito. È il merito di chi ha votato, non è il merito di chi non ha votato. Chi non ha votato e chi ha invitato a non votare è un pezzo del problema, costruito dal problema, che è la sinistra, per utilizzare un'arma che nelle guerre di logoramento è spesso determinante, l'arma del disfattismo. Bisogna crederci per ottenere i risultati, questo è quello che non vi ripeterò mai abbastanza. Bisogna crederci e bisogna avere orecchio musicale, perché se dove prima era tutto un prato fiorito, andava tutto bene, l'Europa ci voleva bene, chi se ne frega se l'Europa ci vuole bene o no, siamo noi che dobbiamo volere bene a noi stessi, eccetera, eccetera. Se dove prima era tutto così, adesso il racconto diventa improvvisamente, nelle scuole mancano i soldi di qua, allora l'orecchio musicale ci deve dire che questa è propaganda, ed è propaganda in quanto manca un pezzo, manca l'analisi delle cause. Questo è il mondo che ci ha regalato la sinistra, lo stiamo cambiando ed è per questo che la sinistra si lamenta. Tanto vi dovevo per questa mattina.